Ciao ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso, terz'ultimo appuntamento della stagione con il PreGP e finalmente si torna a Phillip Island. La tappa australiana infatti mancava nel calendario del motomondiale da lontano, ormai 2019, quindi secondo me ci aspetta un weekend di gare veramente entusiasmante in un circuito storico e con un fascino veramente incredibile. Prima di iniziare con il video però, due notizie di servizio. La prima è che io e Diego saremo ad EICMA, quindi ragazzi mi raccomando rimanete sintonizzati qui su YouTube e su Instagram per sapere il giorno in cui saremo in fiera, così ci scambiamo qualche chiacchiera sul motomondiale. La seconda, ragazzi, fondamentale seguirci su Instagram perché dal prossimo video del PreGP il format cambierà. In questi mesi abbiamo raccolto un po' dei vostri feedback e abbiamo sviluppato quello che sarà il format per l'anno prossimo, quindi ci saranno dei nuovi sondaggi, tutta la parte che spetta a voi decidere sarà cambiata, quindi mi raccomando per tutti gli aggiornamenti seguiteci su Instagram. Ultimo, ma non ultimo, ragazzi, come sempre, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto. E adesso, PreGP! Siamo arrivati allo sprint finale, mancano tre gare alla fine e abbiamo i tre condottieri in lotta per il titolo. In verità aritmeticamente ci sono più di tre piloti che possono ancora vincere il mondiale, ma sappiamo che ovviamente i giochi ormai sono chiusi ai primi tre, ovvero Quartararo, Bagnaia e Aleix Espargaró. Dal mio punto di vista si potrebbero considerare anche solo Bagnaia e Quartararo, perché Aleix, nonostante abbia fatto veramente una grandissima stagione, è da tanto che non vince. Poi vabbè, ovviamente domenica vince a Phillip Island, settimana prossima sotto il video prenderò tanti di quegli insulti. No, beh, a parte gli scherzi, sicuramente a questo punto della stagione Aleix avrebbe bisogno di una vittoria, ma anche di un errore sia da parte di Pecco che da parte di Fabio. Allora, abbiamo tre piloti, diciamo, che si giocano il mondiale, che arrivano con degli stati d'animo diversi. Bagnaia sta sfruttando l'inerzia di questa seconda parte di campionato dove ha recuperato tantissimi punti, dove ha vinto tantissime gare, ha sbagliato poco e soprattutto ha dimostrato anche solidità in gran premi magari non proprio ideali per lui, tipo quello in Thailandia dove le cose non si erano messe benissimo, cosa che per esempio vabbè non aveva fatto in Giappone, per dire. Quartararo ci arriva per certi versi veramente teso, veramente in tensione. La scelta in settimana di abbandonare per un po' i social, perché insomma sappiamo tutti che essere un personaggio esposto mediaticamente in quel modo ti crea anche dei problemi, cioè lo crea alle persone che magari hanno pochi follower, figuriamoci a un personaggio pubblico così. Secondo me ha fatto bene, ci sta se uno preferisce concentrare tutto sulla pista senza, come dire, farsi distrarre da cose esterne. Ha fatto una scelta veramente importante, però il problema di Fabio è che subisce tanto questa condizione di Yamaha che dura dall'inizio della stagione. Forse nella prima parte è riuscito a mascherarla molto, dal mio punto di vista anche grazie a diversi errori di Bagnaia, però la situazione ora si fa difficile perché ha solo due punti di vantaggio e, come dire, Bagnaia in questo momento è decisamente favorito per la vittoria al titolo. Io non escludo completamente Quartararo, però a Phillip Island c'è bisogno di una vittoria. La vittoria che serve anche ad Aleix Espargaró, che insieme alla vittoria ha bisogno di un errore di Pecco e di Fabio, perché ovviamente se Pecco e Fabio dovessero finirgli davanti, per quanto la stagione di Aleix è veramente eccezionale, purtroppo non è, nel suo caso non è padrone del suo destino. Cosa ci aspetta in questo weekend? Secondo me è un weekend abbastanza equilibrato. In verità non vedo una moto favorita sulle altre. Phillip Island potrebbe equilibrare molto tutte le case, perché è una pista veramente molto tecnica, spettacolare, dove però serve una guida precisa, serve una guida pulita, serve non fare errori, e questa qua sarà una componente aggiuntiva, ovviamente la pressione del finale di stagione, perché sì, bisogna vincere, però bisogna anche stare attenti perché l'errore è dietro l'angolo. Altri piloti che ovviamente possono essere dei fattori per quanto riguarda questo finale di stagione,
chiudiamo subito, di ordini di scuderia non ne parlo. No, vabbè, a parte insomma quel discorso lì che secondo me lascia il tempo che trova, quindi non lo coinvolgiamo in questo pre-GP. C'è sicuramente Marquez da tenere d'occhio, Miller che è on fire nell'ultimo periodo, e comunque Bastianini, piloti molto veloci che potrebbero essere nelle prime posizioni e quindi tirar via punti ai pretendenti per il titolo. Bene, fatta questa introduzione sul Gran Premio che ci aspetta, partiamo con il vero e proprio pre-GP, record e statistiche. Sembrerà strano, ma tutti i record del circuito sono stati fatti nella stagione 2013. Il giro più veloce di sempre è stato fatto da Lorenzo in 1:27.899, che corrisponde anche alla best pole. Il giro più veloce in gara invece è di Marquez in 1:28.108. Lorenzo, con la sua guida pulita che sfruttava molto la percorrenza, ha fatto un giro veramente perfetto a Phillip Island. Per quanto riguarda Marquez, oltre ad aver segnato il miglior giro in gara, è anche il pilota che ha ottenuto di più sul tracciato australiano. Ovviamente, ragazzi, si parla sempre di piloti ancora in attività. Infatti, con 3 vittorie, 0 podi, 5 pole position, che tra l'altro sono consecutive fatte dal 2014 al 2018, e 3 giri veloci, per Mark, come dire, Phillip Island è sicuramente un tracciato molto speciale, è un tracciato dove me lo aspetto veramente molto competitivo, perché, come dire, diciamo che nelle ultime stagioni, quando si è corsa a Phillip Island, ha abbastanza cannibalizzato la gara, lasciando veramente poco nulla agli avversari. E infatti tra gli ultimi 3 vincitori compare ben 2 volte. Infatti l'8 volte campione del mondo si è imposto nel 2019 e nel 2017, lasciando solo la tappa del 2018 a Maverick Vinales. Maverick Vinales che tornerà anche dopo. Infatti adesso chiudiamo la prima parte di questo pre-GP, partiamo con i vostri favoriti e le vostre scommesse, perché ci sono tante cose interessanti da analizzare. Iniziamo con i piloti che avete scelto come favoriti per la vittoria. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, seguiteci su Instagram, perché tutti i sondaggi vengono fatti lì, quindi se volete partecipare attivamente al pre-GP è obbligatorio seguirci su Instagram. Facciamoci aiutare dalla grafica e vediamo che Bagnaia è stato il più votato con il 24% dei vostri voti, Quartararo e Miller alla pari con il 21%, Vinales con l'11%, 10% per Marquez, 7% per Bastianini, 5% per Aleix Espargaró e l'1% per Alex Rins. Bene, oltre alla scelta di personalità di inserire Rins tra i candidati per la vittoria, devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo con le vostre scelte. Sicuramente Bagnaia, per stato di forma e per inerzia di questa seconda parte di stagione, parte favorito, ma io tutto sommato Quartararo non lo vedo così male. Nel 2019 era stato molto veloce su questo tracciato, quindi direi che sinceramente lo vedo tra i favoriti per la vittoria. Bisognerà vedere molto quanto, per esempio adesso non voglio tornare sulla decisione di allontanarsi dai social, però quella potrebbe essere magari sintomo di una situazione molto difficile a livello di tensione, una situazione emotiva molto difficile, quindi bisognerà vedere anche la reazione di Fabio, se magari si lascerà un po' trascinare da queste cose, quindi la prestazione ne risentirà, o se invece queste cose gli daranno una carica in più per difendere la sua leadership in campionato. Per quanto riguarda Miller, che dire, gioca in casa, sta facendo veramente bene nelle ultime gare, quindi sicuramente tra i favoriti per la vittoria, così come Vinales e Marquez. Perché dico questo? Perché Marquez, poco fa vi ho detto che è uno dei miei favoriti. Phillip Island è una pista che gli piace molto, è una pista dove è andato fortissimo, attualmente è il pilota che ha ottenuto di più su questo tracciato. Io sinceramente lo vedo abbastanza in forma, probabilmente non ancora al 100%, perché deve riprendere tutto, ma magari non lo sarà ancora a fine stagione, però secondo me è competitivo per far bene, se non la vittoria, magari sicuramente un podio. Vinales, vincitore nel 2018, è stato un po' quello che ha rotto l'egemonia di Marquez, e quindi perché no? Tutto sommato anche nel 2019 è riuscito a fare una buona gara fino a quando poi non è caduto,
Quindi devo dire che secondo me come soluzione ci può stare. Per quanto riguarda Espargaró, sinceramente non so quanto mi sbilancerei, però avendo detto che Vinales può essere un candidato per la vittoria, secondo me Espargaró non è da meno, nel senso che quest'anno comunque con Aprilia sta facendo un campionato eccezionale e poi potrebbe avere quel boost in più del finale di stagione, quella carica di dire ok, io probabilmente dei primi tre sono quello che ha meno da perdere e quindi posso anche rischiare di più. In quel caso lì, secondo me anche Espargaró potrà essere molto competitivo. Situazione di Bastianini, beh, che dire, Enea sta facendo comunque un'ottima stagione condita da tantissime vittorie, purtroppo qualche gara che non è andata veramente bene e questo l'ha penalizzato anche in classifica generale, però sicuramente a Phillip Island me lo aspetto molto competitivo. Per quanto riguarda Rins, mi spiace andare contro a chi l'ha scelto, però lo vedo un po' tagliato fuori dai giochi. Ora arriviamo alle vostre scommesse, ci facciamo sempre aiutare dalla grafica per vedere cosa avete scelto. Marquez a podio con il 22% dei vostri voti, stessa percentuale per Vinales a podio, Marini a podio con il 12%, Morbidelli in top 10 con il 10%, top 5 di Quartararo all'8%, Bezzecchi in top 5 al 5%, lo 0 di Quartararo al 5%, la vittoria di Miller al 5% e lo 0 di Bagnaia al 3%. Allora, su Vinales e Marquez direi, abbiamo già visto prima, tra i favoriti per la vittoria, quindi li metterei tranquillamente come scommesse per il podio. Capitolo Marini, perché effettivamente Luca è tanti pre-GP che rientra nelle vostre grazie. Devo dire che sinceramente me lo auguro, cioè lo spero, secondo me un podio se lo merita. Ha fatto comunque una seconda parte di stagione in crescendo, con delle ottime prestazioni, alcune veramente vicine a ottenere questo primo podio. Sinceramente non lo so quale potrà essere il suo livello in Australia, faccio fatica a capire se potrà essere veramente così competitivo, però diciamo che spero che prima della fine dell'anno arrivi questo podio per coronare comunque una buona stagione. Morbidelli in top 10, molto difficile perché la situazione di Morbidelli la conosciamo benissimo, stagione praticamente disastrosa, non è mai riuscito veramente a imbroccarne una con questa Yamaha che ha messo in difficoltà il campione del mondo in carica e lui di conseguenza veramente faccio molta fatica a darmi una spiegazione di tutto ciò. Per la top 5 di Quartararo direi che non c'è neanche da parlare, secondo me obiettivo minimo per Fabio è il podio, cioè difficile scommettere su una top 5, io scommetterei sul podio. Bezzecchi in top 5 ci può stare. Peccato per Marco perché dopo la pole esaltante in Thailandia la gara non è andata benissimo, ma la sua stagione da rookie rimane comunque molto positiva. 0 di Quartararo e 0 di Bagnaia, questa invece è una situazione che andrà, cioè che può presentarsi, perché ovviamente siamo alla fine, la pressione è altissima, ci si gioca molto come vi dicevo prima, quindi è ovvio che l'errore è dietro l'angolo. Vittoria di Miller, ne abbiamo parlato prima, secondo me è tranquillamente tra i favoriti per la vittoria, anche perché è casa sua, quindi a Phillip Island c'è quel qualcosina in più come quando i piloti italiani corrono al Mugello a Misano. Bene ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo nella live post Gran Premio di Phillip Island domenica sera, se non riuscite a passare ci vediamo nel prossimo video. Ciao!